facciamo un passo alla volta, quindi abbiamo praticamente iniziato con l'Accademia, con l'Accademia che prima aveva il nome di Centro d'Arte e Cultura, e dopodiché infatti c'era anche il via dei mercanti, diciamo della finanza. Onorevole, prego. Onorevole Milani, si è aperto. Dopo praticamente da Centro d'Arte e Cultura prese il nome di Accademia, Accademia d'Arte. Ma sapete le cose come sono strane nella vita? Allora, noi chi è venuto, tutti si viene dall'Accademia a Porta Nova, via Portellina. Allora, era passato già un po' di tempo, per cui si pensava di dare un nome diverso al Centro d'Arte e Cultura. Prima di questo, un conto del Capello, che sono la nostra prima associazione, il nostro primo nucleo artistico. Mia sorella è l'artista, quindi nel grande teniva appunto questo Centro d'Arte e Cultura, dove anche lei, oltre diciamo a esposizione di opere, facevano anche incontri culturali con poesie e quant'altro. Allora, stavamo ritornando appunto all'insegna della griglia che sta sopra al cancello, no? Diciamo così, il cancello, si guardava, si faceva, si diceva, non so adesso con chi stava facendo questo commento, cadde la parola centro. Centro d'arte, cadde, disse. Tutte queste cose strane. Dire chissà se il centro la parola accademia, perché volevamo mettere accademia. E infatti poi disse poi il relatore, il tecnico dice sì, la parola accademia va bene, giusto, giusto, quindi io non ho modificato e non ho messo. Adesso siamo venuti a questo prosieguo che è appunto la fondazione. Non è il prosieguo dell'accademia, è un'altra cosa pur avendo la stessa finalità, come se fossero due figlie, no, che appartengono allo stesso padre. Le figlie, diciamo, le figlie più o meno hanno qualcosa in comune, per forza, il DNA lo devono avere per forza, e quindi l'Accademia e la Fondazione hanno le stesse radici. Il padre è mio padre, Alfonso Grassi, io sto dando il prosieguo, io non sono altro che diciamo uno strumento che riesce più o meno a muoversi con determinazione, non so, Benedetto Contadino, ma anche con tanta sofferenza, difficoltà da superare, eccetera, eccetera. Però poi alla fine uno guarda un po' quello che risulta, diciamo, beh, mi passa la fine. Le finalità, io non sto a leggerle perché non sono molto rapida, c'è un evento che mi conosce, sa che non mi allungo troppo, vado veramente nella parte essenziale. Bene, allora detto questo, le motivazioni diciamo per cui siamo stati spinti a realizzare la fondazione, che ha avuto la sua regolarità statutaria registrata con e in questo si interessa di un notario Claudia Petraglia, con la quale poi abbiamo fatto un altro incontro praticamente della fondazione, che è anch'essa con l'ETS, perché adesso per legge praticamente devono essere registrate all'albo regionale appunto come ETS, significa ente del terzo settore. E quindi praticamente tutti questi elementi portano praticamente ad approfondire sempre più questo discorso e dall'allargarsi con un aula che tiene tante radici. Allora, detto questa piccola premessa, io volevo passare, anzi se ricordo più che bene, voglio dire. E i soci fondatori, noi abbiamo praticamente il notaio ha diviso, perché questa è sua competenza, i soci sono divisi in tre gruppi, sono i soci che vengono detti originali, sono però tutti su questi attuati, cioè quando abbiamo fatto la registrazione, eccetera, sono soci fondatori permanenti, è come il primo statuto, infatti si chiama. Quelli che abbiamo fatto, che avete firmato, hanno firmato i fondatori, molto, voglio dire la verità,
forse siamo stati un po' tiranti, ma dovevamo essere così, cioè anzi dovevamo essere ancora più tiranti secondo la teoria notaria. Però questo io sì, ho detto, mi dovete consentire almeno di fare questo gruppo per i soci fondatori, gli altri, cioè gli amici, i parenti, gli amici, ma i soci fondatori istituzionali sono sei che è in zona, il presidente della provincia, il dottore appunto Francesco Alfieri, mi ha ringraziato poc'anzi anche durante l'intervista, ringrazio di voi il vicepresidente Puzzo. Poi dando più o meno in ordine abbiamo il comune di Salerno, il sindaco Vincenzo Nicoli, ha aderito a Salerno anche l'ordine dei medici salernitani e gli altri con il dottore Giovanni D'Angelo, spostandosi verso l'area Irpina, diciamo così, siamo originari di Solofra, in provincia di Avellino, andiamo a Solofra, comune di Solofra, ringrazio la dottoressa Di Stefano che rappresenta il sindaco Nicola Morte, e poi andiamo ancora un pochino più lontano dal Solofra, che andiamo alla provincia di Avellino, come il presidente di Avellino, Volopane Rizzini. Nell'ambia, spostandosi invece da quest'altro lato verso la parte un po' più ad ovest, diciamo così, di Salerno abbiamo il sindaco di Tardi Piseni, il dottor Vincenzo Serrani. Ecco, questi sono i sei, i famosi sei istituzionali, fondatori istituzionali del Movimento. Poi abbiamo altri, ripeto, abbiamo alcuni membri insomma, della famiglia Rassi, ovviamente tra cui ricordiamo mia sorella Rassi, i tre nipoti, Alfonso Maritana, e poi adesso scusate perché è vero che mi siete pochi, però comunque vi devo menzionare, perdona. Poi abbiamo il dottore, il professore di Alfonso, il professore di Viscova, e anche lui fa parte come socio fondatore. Abbiamo l'onorevole Bavossa, è stata delegata dal sindaco Vincenzo Napoli alla lettera segretaria Fabiola, che è stata delegata. Quindi dovresti avvicinarsi a noi. Bene, allora l'onorevole Bavossa, l'onorevole Guido Milanese, preside Emilia Persiano, professore Francesco di Piscolo, l'ingegnere Carmelo Vizzolante, il giornalista professore Paolo Romano, il sindaco Patti Memore, l'ingegnere Francesco Terroni, che è il fondatore della Polina Fondazione Terrone. Poi il professore di Stato Squadra Dore, l'avvocato Rosa Egidio, dell'altro già l'ho detto, il medico d'arte Giorgio Grasso, che è il fratello gemello di Sgarbi, ci ha detto che deve trovarci quanto prima a Sgarbi. Poi abbiamo il dirigente del Nicola Francesco Clariz e Francesco Cortese, il critico d'arte e professore giornalista, che è arrivato mio padre per ben 40 anni. Quindi, come vedete, c'è una selezione piuttosto diciamo consistente, però ripeto, verranno improbati nel tempo altri soci fondatori, verranno presentati con le tutte referenze, il consiglio, eccetera, quando e come fare per entrare nella fondazione questo nuovo gruppo o elementi singoli di ultimo. Questo vale anche per alcuni enti, perché sono gli enti che non sono riusciti a fare le delibere, perché la delibera non è una cosa facile. Ci sono tanti impegni presso queste istituzioni, questi enti, e quindi loro devono dare precedenza prima alle loro problematiche e poi a noi. Per cui praticamente attendiamo, so che ci sarà una visione di noi attenti, però è inutile menzionare adesso perché mi sembra neanche possibile.
Va bene, io penso di aver detto, diciamo, tutto, questo, a mia figlia ha messo questo collaudatore di padre che si sta autoracchivando praticamente, e tu sai quanto vento di l'anno, però puoi mettere quando si parla, metti le opere, anziché anche sul proposito, appunto musicale, va bene, metti uno gli artisti e poi opere. Okay? Va bene, allora io vorrei passare la parola subito al dottore vicepresidente Buzzo, e ti ringrazio nuovamente della sua presenza. Sì, buonasera a tutti, grazie a voi, professoressa, per quello che fate, per il ruolo all'interno della città di Salerno, ma anche e soprattutto credo all'interno dell'intera provincia. Io vi porto il saluto del Presidente della provincia, che non ha potuto partecipare all'iniziativa per un impegno istituzionale concomitante, però ci tenevamo ad esserci come provincia. A dire la verità, con la professoressa ci siamo sempre, non ci siamo solo in questa occasione, cerchiamo di stare vicino perché è il compito delle istituzioni, come dire, quello di guidare i processi culturali. È quello cioè di accompagnare la cultura come momento di diffusione, come momento di confronto, come momento di analisi all'interno dei nostri contesti. La Fondazione non è solo ed esclusivamente il luogo della memoria, il luogo della memoria di un uomo, di un pittore, di una forza di questa città, ma è anche e soprattutto il luogo di diffusione di orientamenti, di principi, di movimenti e di crescita culturale. Quindi come provincia abbiamo preferito esserci, anche perché il pittore Grassi è già nella provincia, in sala aggiunta le sue opere sono già esposte da decenni, quindi la provincia di Salerno, benissimo, da 20 anni, perfetto. Quindi la provincia di Salerno ha già, come dire, ospitato e fatto suo le opere di Grassi, un pittore che non sono io sicuramente a presentarlo, non ha bisogno di presentazioni, ma un uomo la cui forza, la cui tenacia rappresenta ancora oggi un faro, una guida per le nuove generazioni. Quindi grazie per quello che fate, buon lavoro. Siamo sicuri che la Fondazione possa rappresentare ancora di più un punto di riferimento per i giovani e soprattutto per le future generazioni. Mi scusate, ma io ho un altro impegno a Campania, quindi devo andare in un'altra città. Quindi buona serata, buona continuazione e auguri ancora per tutto. Grazie a voi. Che fu realizzato e incisa da mio padre, e questa prima monografia che è importantissima perché anche questa è più di 20, 20, 25, 30 anni. Ah sì, al professore, professore D'Angelo, se vi accomodate, vi avvicinate, state vicini. La Presidente. Vorrei passare subito la parola al nostro assessore al bilancio, onorevole, perché è stato a Parlamento per quasi 2 anni, credo, quasi 2 anni, e quindi di esperienza anche suo malgrado, perché non le piaceva, perché non ci pensava proprio di essere in tutta il campo politico, è entrato un po' automaticamente, però se l'è cavata la grande, sinceramente. Con eleganza, mantenendo sempre fede alla sua parola, e quindi praticamente oggi sempre comunque nel campo politico, questa secondo me è una delle pregi delle virtù che bisogna apprezzare. Bisogna apprezzare senz'altro. Va bene, grazie. Buonasera a tutti, lei è proprio buono con me, per cui insomma prendete sempre con le pinze quello che dice e mi riguardi. C'è un affetto particolare, questo è vero, e io la ringrazio per questo, quindi davvero lei ha detto ci siamo sentite sempre proprio anche in concomitanza con quello che col lavoro
enorme, straordinario che ha fatto per arrivare a questa conclusione, a questo veramente una cosa straordinaria quello che è stato fatto con la fondazione. Lei ci ha lavorato tantissimo e proprio io ormai l'abbino la nascita, il momento di questa fondazione al mio periodo romano, perché in quel periodo lei ha lavorato tantissimo e ci sentivamo veramente costantemente. Io cercavo di darle una mano con diciamo i vari rapporti con i vari enti. Non è stato semplice davvero. Sono passati i trascorsi 10 anni. Sì, ma gli ultimi 2 anni sono stati dal 20 ad oggi, quindi sì, sono stati proprio davvero tanti. Però 2017 veramente ad oggi. Sì, ma gli ultimi 2 anni ci è andato veramente sì, adesso mai più sì, per cui davvero complimenti, innanzitutto complimenti a Lella per la sua tenacia. Sappiamo tutti quello che ha fatto in questi anni e che sicuramente continuerà a fare con maggiore impegno, con maggiore entusiasmo, perché davvero io dico che in questo momento tu, ma tuo padre, hai fatto un monumento perché insomma è una cosa straordinaria quello che è riuscito a fare con tantissime difficoltà. Non l'ho mai sentita scoraggiata, devo dire, arrabbiata certe volte arrabbiata certe volte, non mai scoraggiata, per cui davvero grazie e complimenti e auguri per un futuro in cui si possano realizzare tutti i tuoi progetti, che non sono soldi, sono progetti, per cui, e sono sicuramente sicura che con l'aiuto di tutti, tanti amici, tante persone che hanno avuto il piacere di stare insieme a te in questi anni, con la tua famiglia che comunque ti sostiene, per cui sono sicura che insomma, si farà un buon lavoro come hai sempre fatto in questi anni, quindi niente di, non ci sorprendiamo di niente. Io voglio ringraziare ancora, non solo per quello che hai fatto, come ha detto chi mi ha preceduto, per la città, ma per quello che hai fatto per un gruppo di amici soprattutto, davvero, che hai favorito per tanti amici che con te vengono, frequentano la tua ormai non più accademia ma fondazione, e hai creato delle amicizie importanti, e io per questo veramente anche per questo ti ringrazio e ti ringrazio ancora di più per l'attenzione che hai per i giovani. Adesso lo fa anche il nostro consigliere, è una cosa importante di questi tempi favorire e promuovere la cultura attraverso i giovani, incentivarli. L'hai fatto sempre, lo farai ancora, e questo è il mio ringraziamento, soprattutto il mio. E mi sono permessa di farti gli auguri con questo. A me piace piccolo, veramente c'è un po' bellissimo, no? Sentitamente l'onorevole, questa te la ricordi sicuramente, la faccio vedere anche agli amici, al pubblico, e mi ha venuto, però c'è a coloro ovviamente, questo evento importantissimo di inaugurazione della strada Via Alfonso Grassi a Bassa Cacolombe. Questa strada è stata intitolata, appunto, dedicata a Papà, e si trova nella zona di Sant'Eustachio, zona nuova di Sant'Eustachio, bella, grande, più di 400 metri, gira proprio in tutto, molti, e fu inaugurato il 21 giugno del 2012. Anche qui praticamente io non sapevo, c'era stata una raccolta firma, questo sicuramente, eccetera, è stato espresso il nostro desiderio al comune, ma la cosa finiva lì, cioè. Poi un giorno mi telefonò un amico fondanile e disse: ma tu lo sai io dove abito? Io abito in via Alfonso Grassi, sì, va bene, chissà quando ci sarà.
No, insomma, non ci credo che mi venne a prendere e mi portasse indietro. Sì, effettivamente, non lo sapevamo che aveva messa anche l'insegna, e là ce ne sono tante, sono 3-4, perché ripeto, la strada è molto lunga, e anche se le regole praticamente ha seguito ovviamente da vicino, tutti da vicino, questo desiderio, diciamo, ma neanche lei. Tu sapevi, cioè, non aveva avvertito neanche lei, cioè fu veramente una grandissima questione. E poi facciamo l'evento il 21 giugno, proprio il 21, perché ricorre il nome di mia madre, Gina Vallorfelli, grande mamma e soprattutto una donna eccezionale, perché mio padre era un uomo di grande genio, sicuramente, artisticamente, un uomo molto buono, preparato, ma se non avesse avuto mamma, per tutte le sue qualità, caratteristiche, non penso, neanche lui lo diceva, che poi venivano fuori tutte queste qualità, che poi, perché mamma decise categoricamente di allontanarci da solo, di venire a Salerno, perché Salerno sarebbe stato sia per mio padre che per noi quattro figli eravamo, diciamo, l'habitat dove potevamo avere un futuro culturale, noi ovviamente artistico per papà. E in effetti così è stato, tanto è vero che Salerno viene considerata la seconda patria, il figlio adottivo di Salerno. Quindi papà è rimasto contento, un po' ovviamente sacrificata, ma però le donne, voi lo sapete, sono portate, diciamo, sono eterne crocevoltine. Va bene, e quindi facciamo un applauso, quindi, se a questa strada. La dottoressa di Stefano, che appunto rappresenta le pubbliche relazioni al Comune di Soluca, rappresenta l'onorevole Scoletti. Adesso ci andiamo quest'altro, ecco qua, prego, e per il suo saluto, saluti, e anche perché quando ci siamo incontrati il 19 in Accademia, dei film, eccetera, della visione, appunto, con il fondatore, il dottore Moretti ci disse una cosa bellissima, che c'è anche il rumore per un istante, però poi l'emozione è andata avanti, però io sono riuscita a tenerla sotto freno, e quindi forse voi volete esporre, no, dovete dire voi, dovete dire voi, se no vale sempre. Che cosa, se non ve lo ricordate, ve lo ricordo io, prego. Allora, io, buonasera a tutti. La dottoressa si chiama Michela De Stefano. Ovviamente, solo fra non potevo avere un nome diverso. Sono tutti De Stefano. E Michela, perché il nostro protettore, è il nostro padrone, patrono, con la T, è San Michele. San Michele Arcangelo, sì. Dunque, io saluto tutti i presenti, porto i saluti del sindaco Nicola Moretti, che per un impegno precedentemente assunto istituzionale non è riuscito, e devo dire alle 2:05 prima di uscire ha cercato in tutti i modi, non lo so, perché ci teneva tantissimo ad essere presente, e mi ha dato questa disposizione che io difficilmente accetto, le disposizioni del sindaco, ma questo l'ho accettata con molto piacere. Vivo anch'io a Salerno, più o meno la stessa storia, sono nativa di Solofra, lavoro a Solofra e sono grande amica di Gina, vostra nipote, siamo cresciute insieme, quindi ho un ricordo del suo papà Renato, quindi di suo fratello, e anche del nonno Alfonso, il nonno Alfonso, per quattro amici così si chiamava, sì, quando veniva a Solofra. Quindi è per me un onore, è stato un onore, un piacere e anche un regalo dire di aver conosciuto, anche se da lontano, perché comunque ci eravamo un po' intimorite quando veniva, perché la sua presenza, però era sembrava, ma non lo era, perché no. E poi una linea artistica che nella famiglia di suo fratello non manca, tra Alfonso e Gina, sono grandi artisti, maestri, e quindi niente, noi siamo orgogliosissimi
artista, e la nostra, siamo sempre a disposizione come ente, lei giustamente abbiamo fatto i salti mortali per essere, per aderire, non potevamo mancare, ma sono quelle delibere che a volte si fanno veramente con piacere, neanche lavorando per l'orario di lavoro. È bello questo. Quindi siamo qui, ci siamo stati e ci saremo sempre. Va bene? Va bene, grazie. Allora l'elemento aggiuntivo, poi lo faremo in un secondo momento, si vive praticamente la sorpresa che dice il sindaco, fu questa, relativamente al giorno 19, cioè che Solofra, a Solofra verrà intitolata anche una strada, la strada appunto a mio padre. Va bene, allora vorrei passare la parola all'onorevole Milanese, Guido Milanese. Sì. Grazie Lella, devo dire che ancora una volta sei riuscito in un'impresa che sembrava quasi impossibile. Ah, sì. È stato un parto lungo, travagliato, però devo dire è stato comunque un parto autocelo, poi alla fine è andata nella maniera più giusta e più fisiologica possibile. Perché tutto era fondato su fondamenta molto solide, quindi non era una velleità come oggi tante volte ci sono richieste di fare e di dedicare fondazioni, ma qui avevamo un cammino assolutamente pretracciato e importante. Nel vedere le immagini scorrere lì c'è stato un pizzico di emozione, e come un film rouge io ho seguito l'andamento di quando, in un ricordo lontano, papà al Casino Sociale di Salerno mi chiedeva e mi richiedeva la possibilità di entrare come socio all'epoca della sua accademia, ed io accettai di buon grado, perché all'epoca c'era questo rapporto un po', come dire, empatico, ma anche legato al fatto che io seguissi un pochino le vicende tue familiari, dei tuoi genitori, entrambi. Ed è vero quello che dici, perché io ho conosciuto mamma e ho conosciuto anche la sagacia di mamma, che ha saputo accompagnare la vena artistica. In genere gli artisti sono sempre non così strettamente omogenei, per cui bisogna saperli accompagnare nelle loro variabili intellettive ed emozionali. E mamma è stata in grado di accompagnarla nella vita e di dargli quel supporto necessario perché lui potesse realizzare tutto ciò che ha realizzato. Devo dire, una parola la devo spendere naturalmente perché sai l'affetto che mi lega me alla tua famiglia, ma soprattutto a te in modo particolare, perché sei stata in grado di ereditare questa, diciamo, e coniugare la vena artistica di tuo padre, ma con quella sagacia di cui facevo cenno poc'anzi, di mamma. Sei riuscita a mettere insieme entrambe le qualità, e questo ha fatto sì che tu potessi naturalmente proseguire in questo cammino difficile nel creare questa cellula vitale al centro di Salerno di promozione culturale, come diceva anche il vicepresidente della provincia, e con accompagnatori, diciamo, importanti e che ti hanno seguito, Eva, io, altri amici che in qualche modo ti siamo stati sempre vicini sin dalla prima ora. E quindi naturalmente uno dei fondatori, come dici, non potevamo mancare in questa cellula vitale. La fondazione è una cosa importante, perché è la rinascita non solo di chi, si diceva una volta, quando uno muore non muore, ma rinasce al cielo. Ecco, qui io ritengo che l'opera di Grassi rinasce nella cultura popolare, nella nostra qualità di fruitori della sua opera. Pertanto questo è il tuo grande merito, quello di aver ricreato naturalmente questa possibilità che tutti i salernitani, non solo, abbiamo visto Solofra, naturalmente la provincia di Avellino, e quindi lo spazio vitale in cui ha operato tuo padre è uno spazio vitale che ancora oggi continuerà a fruirne della sua opera. Pertanto un grazie naturalmente e auguri per veleggiare ancora a lungo su questa barca importante. Grazie. Grazie. Del resto
però si va avanti perché ci siete anche voi, questo è fondamentale, perché non è che si è sole diciamo prima di tutto con la fede, e quindi non si è mai soli, c'è questo supporto spirituale, c'è, ma c'è il supporto morale degli amici. Il Signore stesso dice: chi trova un, ma nel vero senso della parola uno come numero, non articolo indeterminativo, un amico trova un tesoro. Il che significa che è praticamente complicato, è difficile trovare persone amiche, quindi teniamoci bene strette e strette. Bene, io volevo solamente aggiungere brevissimamente questa. Allora, la fondazione è un impegno in più, sono stata nominata presidente della fondazione per ovvi motivi, diciamo così, però vi devo dire la verità, io sono rimasta contenta, anche se mi sono sentita ancora di più un fardello addosso, ovviamente responsabilità maggiori. Nello stesso momento mi sono sentita anche risollevata, perché ci sono degli aiuti importanti che credono nella cultura, nell'arte, nella società. Bisogna insistere molto sul settore sociale, la famiglia particolarmente, questa cellula primaria da cui viene tutto all'esterno. Oggi le crisi che troviamo di capo sociale non sono altro che il frutto di quello che purtroppo non c'è più nella famiglia, e quindi bisogna insistere a dare il valore alla famiglia, questo senz'altro. La cosa che mi incoraggia è, io l'ho fatta da sempre in qualità di insegnante, continuo con le scuole, anzi adesso le scuole di ogni ordine e grado mi seguono ancora di più con il famoso concorso di Natale a livello internazionale. Adesso noi abbiamo veramente migliaia di ragazzi, di alunni, la professoressa, la preside di Alessiano, anche lo stesso professore di Episcopo, e chi ha diritto, diciamo, anche come sia come membri della commissione che semplicemente tra virgolette come spettatore oppure delle altre cose, ha visto per esempio sia il centro sociale che man mano crescere l'affluenza di questi ragazzi. Il centro sociale nella sala dell'auditorium, nella sala grande praticamente, la sala teatro, ha più di 500 posti a sedere. Ebbene, noi quest'anno, ancora più dell'anno scorso, abbiamo tutte le sedute, tutte occupate dai ragazzi, dai senior, se non sbaglio qualche cosa, abbiamo un senior, l'artista romano, il... Allora, cioè, voglio dire, perché questo? Perché vuol dire che stanno crescendo insieme a noi, noi insieme a loro, e forse perché il nostro messaggio riesce a raggiungerli. Ripeto, io da insegnante ho avuto sempre un grande coinvolgimento con i ragazzi, sempre. E allora è su questa molla che bisogna lavorare, basta un altro momento. Dobbiamo lavorare tanto sui giovani, ma non come moda, assolutamente, perché dobbiamo fare in modo che loro restino qui, al sud, altrimenti purtroppo se non c'è lavoro sono costrette ad andare via, se non c'è lavoro non si potranno fare una famiglia, se non a 35, 40, 45 anni, cioè diventa veramente qualcosa di un po' drammatico. E allora questo dobbiamo fare. E io perché ho voluto coinvolgere gli enti? Sia per rispetto, ovviamente, nei guardi degli enti, gli scappelli ne avrei voluti anche più, ma sia perché penso e spero che loro ci sia un aiuto, una collaborazione affinché questo progetto, soprattutto per i giovani, per il miglioramento della società, possa a realizzarsi. Non è scarpanza la fondazione per Panagoria, ve lo garantisco, ora non per, sì, certamente portare avanti il nome di papà, infatti la fondazione la funzionasse per soddisfare il desiderio di mio fratello Tullio e gli altri per i membri della famiglia, però il mio obiettivo personale è proprio quello di
aiutare, li vogliamo i giovani, di sentirli vivi vicino a noi. Allora questo, se loro sentono la nostra domanda, la nostra risposta è viceversa, perché è un rapporto di interdipendenza, e allora abbiamo fatto un bel passo avanti. Questo diciamo, è quello che io desidero ed è veramente un augurio. Allora diceva tanta volta, quando io incontro il professore, mi fa, però tuo padre faceva tanti regali, era molto generoso, perché è vero, papà era generosissimo. Allora io ho sempre risposto, sì, professore, però mi produceva, io no, io devo comprare. Cioè sì, le tengo le cose, però vedete, tante cose appartengono ancora a lui, come l'andorolla, la monografia, la grande, la più, tante cose abbiamo realizzate noi. E quindi noi dobbiamo, come dire, siamo responsabili anche di quello che teniamo per poter elargire, altrimenti continuiamo in maniera, noi dobbiamo rendere al Signore di tutto quello che facciamo e di tutto quello che abbiamo. E quindi dobbiamo fare molta parsimonia e intelligenza, anche se a qualcuno non può gradire questa cosa. Io ringrazio il Presidente dell'Ordine dei Medici e il Dottor Gioiante per questa bellissima adesione, l'ha fatto con tanta convinzione, come del resto praticamente tutti, ma anche in più, diciamo la verità, io ho ricalcato un po', diciamo, i contatti, diciamo, che papà aveva con alcuni enti, quindi praticamente prima siamo del TP, come se TP adesso si chiama diversamente, l'ente regionale del turismo. Mio padre, per l'ordine dei medici, tra virgolette stradivino, aveva, diciamo così, un debole veramente molto molto, perché il connubio tra arte e medicina è un connubio inscindibile, anche se apparentemente può sembrare assurdo, che c'entra l'arte con la medicina, e invece c'entra, come quando diceva il mio, se non andate al letto della malata e dare solo il medicinale non serve a niente, al letto della malata deve portare l'amore, e quindi praticamente la medicina, l'arte, la musica e quant'altro si abbracciano in una maniera inscindibile e completa. Prego, così. Io continuo a ringraziare la professoressa per queste parole e posso assicurare, non ho un po' di difficoltà, perché questo invito mi ha sorpreso, ma non sorpreso perché so benissimo che questo invito viene da un rapporto lontano che aveva il professore Grassi con il dottore Ravello. Bisogna dire le cose così come sono. E chiaramente chi è venuto dopo Ravello, sono io, e comunque ho ereditato molte delle cose che il dottore Ravella aveva costruito, dei rapporti, e tra questi rapporti c'era anche quello con il professore Grassi. Infatti non è un caso che nell'ordine ci siano dei dipinti del professore Grassi, ma nell'ordine ci sono, non per voler dire, ma riconoscendo proprio le parole della professoressa, è stato un momento particolare nel mio intervento come presidente, io sono solo dal novembre 2016. A un certo punto mi è sembrato normale dover aprire ancora ulteriormente l'ordine, diciamo, trasformarlo in una piccola galleria per quel che si poteva. Chi vuol venire oggi nell'ordine, troverò quadri di varie origini, di varie ispirazioni, ovviamente quadri che spesso sono stati scelti più sul piacere visivo che sulla cultura chiaramente squisitamente professionale di ordine che può avere un pittore, perché in qualche modo ho pensato che con
della professoressa diceva, non volendo per forza ripetere, ma è così perché ci credo, che innanzitutto non è ancora passata la moda di ricordare che anche la medicina fa parte delle arti. Ed è un'arte, se vogliamo, una delle più sublime, perché consente in un qualche modo di raggiungere qualcosa che, alla quale tutti aspiriamo, cioè il benessere, la salute. E tutto ciò che noi produciamo nella vita, qua lo vediamo, può rappresentare una testimonianza, poi nel tempo successivo, da trasferire agli altri. Altrimenti il passaggio nostro sulla terra non avrebbe nessun significato. Noi alla fine dobbiamo lasciare qualcosa, e quello che noi dovremmo lasciare è il ricordo di quello che sono le azioni che noi abbiamo fatto. Non solo uno che viene dalla storia della cultura, ma sono uno che ha capito che nella cultura si possono trovare delle ispirazioni. Del resto si sa bene che Taumaturgi, ad esempio la musica, o ad esempio anche altre arti che noi diciamo spesso pratichiamo, è veramente Taumaturgi, soprattutto nell'età pediatrica. Nell'età pediatrica la musica e altre forme artistiche hanno un valore terapeutico scientificamente dimostrato. Ma non sono qui per ricordare questo, sono qui per ricordare la figura del professore Grassi, sono qui per ricordare la figura di qualcuno che ha lasciato appunto un'impronta, che non è solo quella che si può vedere nei suoi dipinti, nelle sue manifestazioni artistiche, ma che si vede anche in quello che è il suo, diciamo, il discorso che si prende oggi di questa personalità, e che trova la sua, diciamo, logica conclusione in quello che la professoressa ha realizzato, la fondazione. La fondazione è qualcosa che non serve solo a ricordare la persona, ma serve soprattutto a tramandare quello che di positivo la persona produce. È una testimonianza che ti viene dopo, ed è una qualcosa che qualcuno qui in sala ti capirà forse ancora di più, è qualcosa che non è così facile da attuare. Cioè non tutti noi purtroppo abbiamo la fortuna di poter dare un segnale di noi anche nell'epoca successiva, ma chi lo fa è fortunato per sé, ma è fortunato anche per gli altri, perché non sono i soldi, non sono il potere, non è la nostra abilità che dobbiamo, diciamo, in qualche modo coltivare, ma soprattutto la figura di un medico che, come la professoressa diceva, quando si avvicina ad una persona non trasferisce solamente la sua cultura, trasferisce soprattutto il proprio amore, il proprio gusto, la propria contentezza nel trasferire all'altro salute. Infatti, se vogliamo, forse la professione che maggiormente era coltivata nel passato non come arte medica, ma come un'arte poliedrica, perché si rifaceva la filosofia, si rifaceva la psicologia, si rifaceva a tante di quelle forme di espressione che apparentemente nulla hanno a che fare, dal 9 al 12, realizziamo un piccolo sogno. Cioè la realizzeremo qui a Salerno, la venuta sarà la 49esima edizione praticamente del congresso internazionale di storia della medicina. È un qualcosa che forse immediatamente abbiamo avuto, ma sulla quale abbiamo combattuto molto, sia guardando a chi ci ha dato questa forza, che è Bruno, e sia guardando a quello che noi vogliamo che sia ricordato della parte medica, non solo l'arte, diciamo, come fatto magistrale della medicina, ma anche come appartenenza a un mondo culturale. E ci saranno personalità di tutto il mondo
sono 54 stati. Va bene, voi ci potete informare per la data. Diciamocelo una verità, grazie immensamente. Per cui adesso facciamo questo intermezzo musicale, se non sbaglio abbiamo Beethoven, vero? Beethoven, sì, la parte intermedia. E quindi la primavera di Ludwig von Beethoven, il primo tempo. Di fare quello breve. Abbiamo detto, rimaniamo nei 5 minuti. Cerchiamo di essere più moderati, diciamo così, no? Thank you.
mio padre, non sono le famose favole, sono degli aneddoti di vita, di storia, soprattutto appunto del periodo bellico. Infatti mio padre partecipò alla seconda guerra mondiale, e poi ci sono delle bellissime illustrazioni all'interno dell'artista Gabriele Dalma, che era caricaturista di altissimo livello. A questo libro ha l'odore, alcuni dicono puzza, e ha l'odore della vecchiaia, ed è un po' la muffa, ed è bello perché del resto risale più di 30 anni fa. E allora dicevo, nel ricollegarmi, questa è la sua firma, la firma di papà, questo lo si sempre l'ha fatto il professore Dalma. E questi ultimi tre libri, dove dice, allora, questi racconti che nascono e si sviluppano nel mondo reale di uomini sono destinati principalmente ai ragazzi, e forse il discorso di continuo con i giovani, che ho sempre amato, così come ho amato le persone anziane. Il mio vero scopo, nel momento stesso che mi sono deciso ad affidare queste pagine alla stampa, è la speranza che possano toccare il cuore di chi le potrà leggere. E se a leggerle saranno i ragazzi, veri destinatari del libro, allora la mia fatica non sarebbe stata vana. Ecco, questo è un po' per racchiudere il concetto dei giovani e quant'altro. Poi invece siamo quasi alla conclusione. Allora, Presidente, se... Mi ha interpellato Lella, io con piacere sì, sento il bisogno di dire una parola. Vedete, a parte l'affetto, io dicevo sempre ai miei ragazzi, una cosa è l'affetto e una cosa è la stima, insomma, sono due sentimenti che non ne coincidono necessariamente. Ebbene, io per Lella, a parte l'affetto, ho una grandissima stima. Io la chiamavo, sorridendo, la vestale della memoria del padre, perché è commovente questo. Pensate, noi siamo in un'epoca che Anders ci ha definito consumatori del mondo, in cui tutto viene distrutto, bruciato, consumato, divorato, sparisce, volatile tutto. Bene, e noi adesso vediamo tutti questi libri, le illustrazioni, questa memoria che continua nel tempo. E questa è una cosa che ci fa assai bene, proprio ci dà il senso di una continuità, di una presenza che va al di là della nostra stessa presenza fisica, ma come presenza di un pensiero, di un augurio, di un affetto che dura nel tempo e produce sempre gli effetti positivi, e produce effetti positivi sui giovani. La frase che tu hai letto di tuo padre mi ha ricordato una frase che mi piaceva molto, di Tolstoi. Dice: mi possono far diventare tutto dopo che avrò conquistato il mondo, sarò diventato importante, sarò un grandissimo politico, eccetera, ma se mi diranno che sulle mie pagine si sono formati giovani e hanno goduto la lettura delle mie pagine, io veramente allora in quel momento mi sentirò un uomo fortunato. Quindi ecco, vedi, tra grandi, tra persone ispirate, c'è sempre un filo di luce, anche se non si sono conosciuti. C'è una forma di comunione. Beh, questo noi dobbiamo crederlo, perché questo che poi ci aggancia alla vita e ci rende anche più autentici nelle nostre relazioni con gli altri. Lella è così, è autentica ed è sincera. Noi l'amiamo per questo, tutta la salernitanità ti dovrebbe amare per questo. E quindi noi veramente ti auguriamo e ci auguriamo un lungo prosieguo dell'amicizia e della stima, e siamo sempre a disposizione, quando tu chiami noi siamo, ecco, presente, lo diciamo sempre, presente. Allora, caro Presidente, io sono socio onorario dell'Accademia della Cucina. Della cucina, da una parte, che si vede, e poi invece della medicina.
e sto curando neanche fatto apposta tra i troppi libri che ho scritto anche un volume che riguarda ovviamente la scuola medica salernitana, dove lei giustamente ha notato che non c'era solamente la medicina, ma c'era anche la medicina dell'anima, come diceva il grande Francesco Petrarca, cioè voglio dire anche l'umanesimo, insomma, questo è un elemento molto importante. Questo per quanto riguarda lei. Per quanto riguarda invece il nostro amico Grassi, l'osservazione che ha fatto la nostra amica a proposito dei doni, Alfonso mi telefonò una sera e mi disse, vabbè, a parte già mi aveva dato troppi premi, insomma, mentre devo rendere invece onore a tutti questi personaggi, come la signora che mi è accanto, ecco, questi singoli personaggi, che invece riconoscono una serie di virtù, una serie di valori, e quindi poi, insomma, io sono socio onorario di tutte le associazioni culturali di Salerno, perché non sapeva che cosa regalarmi. Raffaele è così, E allora andiamo nella sala rossa del casino sociale e dava i premi, insomma, come anche è abituata a fare, e poi alla fine chiamo un certo professor Francesco De Piscopo, che doveva essere io, insomma, e mi regala un qualcosa di straordinario, cioè non so che cosa era riuscito veramente a fare, una composizione addirittura in argento che lui aveva appunto elaborato, perché Alfonso aveva questa sua creatività e questa sua originalità imprevedibile, insomma, inedita, cioè quasi nessuno si aspettava anche da lui, ed era l'aspetto più bello della sua personalità, il fatto di sorprendere e di essere sorpreso. Voglio concludere semplicemente dicendo che è fortunato il padre che ha, oggi come oggi, dei figli come Raffaella e come anche gli altri componenti della sua famiglia, ecco, che lo ricordano, che si impegnano, che addirittura riescono a creare con la nostra collaborazione completamente disinteressata, appunto, addirittura una fondazione. Prima era impossibile riuscire a creare una fondazione, infatti Alfonso mi diceva, come ci terrei forse una fondazione, ma professore, voglio un sacco di soldi, chiedo scusa se magari mi esprimo in una forma così, diciamo, diretta e immediata, ecco. E invece, ecco, è riuscita a creare questo miracolo, noi gli siamo stati, gli siamo ovviamente vicini, ma anche lei, devo dire, ecco, come rappresentante anche di un'associazione culturale, si può dire salernitana, è sempre stata aperta e disponibile, soprattutto nei miei confronti, come se il padre continuasse a vivere e lei trasmettesse attraverso il sangue di papà, ecco, la sua generosità. Quindi non c'è stata mai un'occasione in cui lei non mi abbia offerto la possibilità di poter presentare qualche libro, e poi in una struttura straordinaria, perché girate l'Italia ed è difficile trovare veramente, la chiamo Accademia, adesso fondazione così bella come quella che si trova praticamente proprio all'inizio del centro storico di Salerno, ed è merito suo e evidentemente della sua famiglia, quindi Salerno deve assolutamente, appunto, onorare. Volevo finire ma non finisco, scusate, volevo dire che Alfonso era innamorato degli occhi, cioè una cosa che mi diceva, la cosa che mi conquista di più a me delle persone. È un po' come Eduardo quando diceva dei napoletani, e io sono in parte napoletano, quando un napoletano ha guardato in da lui, cioè, già ha capito tutta cosa. Mi seguite? Infatti a Napoli gli occhi fanno tutto, nel bene e nel male. E la stessa cosa era per Alfonso. Cioè gli occhi erano fondamentali per lui. Ecco perché amava i vecchi e i bambini. Forse perché, come diceva qualcuno, gli occhi non invecchiano mai, tranne quando stanno male. Non so se rendo l'idea. Cioè, tu puoi anche invecchiare fisicamente, però abbiamo anche un medico davanti a noi. Ecco, forse gli occhi conservano ancora quella bambineria che lui ha sempre conservato, che è sempre stato poi alla fine uno scumizzo di soluffra, insomma, diciamo chiaramente. E io gli ho voluto bene soprattutto per questo, perché non ha avuto nulla di accademico
e ha avuto tutto di autentico. Grazie, scusate. Sostanzialmente siamo a conclusione. Leggo solamente questi figli, praticamente, che riguardano una lettera, a tutti gli artisti, fatta da mio padre, e che poi, tra le altre cose, sta anche questo CD. Questo CD è stato fatto, si è realizzato insieme al maestro, un carissimo amico nostro, Romino Lemone, che purtroppo non c'è, e non aggiungere più, non c'è proprio più. E con lui, proprio all'inizio della nostra carriera, per lui arrivò l'idea di musicare una poesia di papà. E da qui poi è venuta l'idea, lui era cantautore veramente di fama internazionale, con una musicoterapia in America, eccetera, eccetera. E comunque poi a dicembre dell'anno scorso, di 2 anni fa, che abbiamo realizzato, cioè abbiamo lavorato tantissimo, realizzato questo CD. Sono 4 poesie musicate da lui, quindi originale, senza nessun copia copiasso, accompagnate praticamente anche dal libro, questo libro che è del critico d'arte Franco Cortese, che però ho curato completamente, dove sono state inserite anche delle bellissime pagine d'arte, sia in bianco che a colore, e sono di completamento. Questo, diciamo, per dire il discorso ampio, perché in quanto oltre ad essere pittori, i pittori sono così, non è semplicemente il pittore, l'artista è poliedrico, è un diamante dalle mille sfaccettature, quindi scultore, poeta, scrittore, a 70 anni e fa 75 anni diventa giornalista. Insomma, è bello così per crescere, perché poi la cultura, anche dal punto di vista medico, il professore ce lo può dire, e soprattutto l'arte, soprattutto proprio l'arte pittorica, praticamente rendono le cellule cerebrali, le mantengono vive e anche più giovani. Quindi è anche, diciamo, sul terapeutico, oltre che, cioè, le mantengono giovani. Allora, ascoltiamo un attimino queste alcune righe che poi salterò. Caro pittore, caro scultore, caro poeta, caro musicista, voglio rivolgermi direttamente a voi per dirvi ancora una volta che questa accademia e questo giornale sono nati nel vostro interesse, e sono nati anche nell'interesse che noi abbiamo di portare aiuto al vostro lavoro e al vostro impegno. Noi ci riserviamo il diritto all'orgoglio per aver reso la pasta corposa e aver teso una mano a chi ce la chiede in nome dell'arte. Per esperienza fatta so quanto è difficile trovare comprensione ed appoggio concreto nel momento in cui decidiamo di operare nel mondo dell'arte, svolgendo una qualche attività che va sotto qualsiasi nome. Per tradizione oramai consolidata, l'artista è stato sempre considerato dalla mentalità comune una specie di esaltato che ama non fare niente, chi scrive versi, chi dipinge con il cuore, chi scolpisce la materia, chi suona uno strumento o ancora chi campane, note musicali, eccetera, è sempre stato considerato alienato. I non addetti ai lavori pensano che tale attività siano una specie di passatempo che fanno loro, per gente buona e intervenire, mentre gli addetti ai lavori sanno benissimo che chi decide di operare in tale settore dà il meglio di sé, sia dal punto di vista intellettivo che dal punto di vista fisico. Caro artista, tu devi sapere che l'Accademia da me fondata non è stata uno scopo di lucro. Ti abbiamo mai chiesto niente? Abbi fiducia. Dietro le mie parole si nasconde solo un interesse, il tuo interesse. Anche io sono stato giovane e da allora nessuna mano si è tesa per portarmi aiuto. Nessuno mi ha detto partecipa a quel
convegno, a quel premio, a quel concorso, oppure dammi i tuoi scritti che ti ripubblico. Scrisse una volta un poeta: l'odio è di tutti, ma l'amore forse è l'amore di pochi, ma quest'amore riesce a salvare molti di noi. Bene, io ho capito. Thank you.
Per raccoglierlo, per sentire il profumo della vicinanza e con il rischio di fuggersi. E ho avuto da loro sempre un gran rispetto e grande ammirazione per la famiglia Grassi. Grazie. Lella Grassi merita, merita questo spazio. Parte a primo pezzo, titolo festa. Devo dire che i figli sono, credo, dei ragazzi eroici nel sopportare una mamma così tenace, caparbia, testarda, forte, instancabile, che ha portato, ha tenuto vivo sempre questo ricordo. Ecco, un po' come la Gioconda, lei non ha chiuso sempre così questa porta, l'ha portata al mondo. Finalmente, questa gente, persone con le dotate menti pensanti, con la qualità e la capacità di stare a casa. Perché le persone di cui parlavo hanno saputo guardare lontano, hanno saputo investire le loro capacità e le loro sensibilità in questa forma di sorgente di petrolio, di ricchezza, di patrimonio che è la cultura, che spesso viene ignorata da chi ci sta. Quindi grazie a te, grazie a loro, e io me ne vado soddisfatto alla fine. Questa è veramente avere lucidanza, avere la capacità di investire sulle prossime generazioni e sul futuro di una città. Grazie a tutti. Adesso ci sarà un attimo, Mauro. Grazie. Vediamoci qua. Vediamoci anche un po' di foto. Seguirci e darci l'input ad andare.